La cosiddetta troccola è uno strumento musicale popolare composto di una tavola di legno su cui sono installate delle maniglie fatte in metallo. Agitandola, le maniglie producono un suono caratteristico. È usata in processioni religiose e altri eventi della tradizione popolare dell'Italia meridionale, in particolare nei riti della Settimana Santa. La troccola, infatti, come attestano molti sacerdoti, veniva usata al termine dell'ufficio delle tenebre e ancora oggi evoca nelle radici storiche del Vangelo il fragore della terra su cui scesero le tenebre con la morte di Gesù, in quel buio che avvolge le chiese prima della luce della resurrezione pasquale. Sapere cosa sia la troccola è molto importante perché le nuove generazioni, i più piccoli, hanno un vuoto di conoscenza, ma non solo loro. Il Venerdì Santo in tutte le chiese si legavano le campane con delle funi per non farle risuonare fino al momento della resurrezione. In sostituzione delle campane, la Chiesa usava nella liturgia del venerdì e del sabato santo la troccola. Potremmo definirlo uno strumento sacro, appunto una campana di legno, un suono caratteristico che rievoca, in un certo senso, il rumore della crocifissione, rumore stridente. Questo artigianale strumento apre la lunga teoria degli incappucciati. Chi pensa che la storia della troccola nella Chiesa sia iniziata solo 40 anni fa con il Vaticano II e magari trova alla troccola un orpello rumoroso o peggio, fastidioso, si stupirà di certo delle sue origini nobili, cioè prettamente liturgiche. Thank you.